Sono tre e sono cattivissimi. Ma per ora si fa avanti solo Teschio Rosso. La nostra città è in pericolo. Solo quattro di noi scenderanno in campo. Ogni quartiere è pieno di criminali. Minacce e pericoli. Teschio Rosso cerca di mettere in atto la sua trama nefasta, ma per ora è invulnerabile. Dobbiamo risolvere le missioni e poi dargli addosso. Sconfiggere malviventi, sventare le minacce e salvare tutti i civili. Si comincia con un bel pestaggio in Central Park. Mentre Teschio Rosso resta fermo e semina un po' di panico. Interveniamo per rimuovere qualche truppa e poi ci si muove, si mena e si sistema. Fino a che... un brutto colpo per tutti. Altri scagnozzi ed eliminiamo le minacce. La trama nefasta continua e siamo tutti stremati, ma... finalmente possiamo affrontarlo, il cattivone. Prepariamoci al gran finale. Uno dovrà perdere per forza. Dalla prolifica coppia italo-canadese Andrea Chiarvesio ed Eric Lang è da poco disponibile anche in Italia Marvel United. Da 1 a 4 giocatori per un collaborativo dove i nostri supereroi dovranno affrontare e sconfiggere uno tra i cattivissimi presenti nella scatola base. Capitan America, Hulk, Iron Man, Black Widow, Captain Marvel, Wasp e Ant-Man sono gli eroi tra i quali scegliere, mentre oltre a Teschio Rosso per i cattivi abbiamo Taskmaster e Ultron. Regolamento molto ben fatto, si impara piuttosto velocemente. E le meccaniche di gioco sono davvero semplici. Una mano di carte, un mazzo che finisce e delle miniature da spostare sui vari luoghi presenti sul tavolo per eseguire determinate azioni. Infatti, come avete visto, non esiste un tabellone, ma delle schede che sono distribuite a formare l'area di gioco. Questo è parte delle variabili presenti alla preparazione, perché i luoghi sono sempre in posizioni diverse tra loro e ovviamente possono cambiare il cattivo di turno e i nostri supereroi. Fino dalla prima partita ci si accorge come le semplici meccaniche utilizzate lasciano lo spazio non solo al divertimento, ma anche a una discreta dose di strategia e pianificazione. Intendiamoci, niente di complesso, e sicuramente è un gioco dove la fortuna ha un ruolo importante, ma prendere tutto troppo alla leggera, anche solo a livello più semplice, potrebbe portare ad una sconfitta piuttosto veloce. È infatti possibile rendere la sfida più difficile, utilizzando meno carte jolly nei mazzi di ciascun giocatore. I cattivi sono molto ben differenziati in caratteristiche e obiettivi, e nei supereroi questo aspetto è ben presente nelle azioni disponibili sul loro specifico mazzo di carte. Trovo che Marvel United sia un titolo estremamente versatile, che fa della semplicità e della caratterizzazione i suoi punti di forza. Mi piace molto la scelta di caricaturare i personaggi e di utilizzare una grafica più divertente, che si adatti ad ogni tipo di pubblico, senza snaturare l'origine estetica dei protagonisti. Penso che il gioco sia adatto ad ogni tipo di giocatore, che sia divertente in famiglia, ma anche tra chi cerca sfide veloci e soddisfacenti. Basta sapere che dovremo combattere contro una buona dose di casualità, parte, a mio parere, fondamentale per un gioco di questo tipo. Grazie per avermi seguito. A presto!